Bella a tutti ragazzi e bentornati, io sono Zaki e oggi siamo qui su un video sul calcio. Oggi siamo qui in questa serie da cui ho preso spunto dal sequel che vi lascerò il link in descrizione per chi fosse interessato, in cui parleremo del mercato che farei con alcune squadre. Poi mi direte nei commenti se volete che lo faccia con altre squadre. Oggi lo facciamo con la squadra che tifo io sin da bambino, ovvero la Juventus. Iniziamo dai portieri. Come portieri abbiamo Szczęsny, Buffon e Carlo Pinsoglio. Pinsoglio, ragazzi, non si tocca, e lo sappiamo tutti. Szczęsny, io ragazzi vi direi che lo possiamo anche vendere. 25 milioni ce lo possono dare in tanti dall'Inghilterra. E Buffon si ritira, slash si svincola, ancora non si sa. Comunque è all'incerca di nuove avventure, per quanto si sta dicendo in questi ultimi giorni, anche da un bel po' su sue dichiarazioni. Quindi Buffon lascerà la squadra insieme a Szczęsny, dunque con un bilancio all'attivo di 100 milioni. Ho voluto partire con 80 milioni, dato che i 50 milioni della Champions in più. Allegri chiederà un aumentino, ragazzi, di un po' di soldi. Dunque si rimarrà con Pinsoglio e 100 milioni all'attivo in porta. Ho optato per comprare Gianluigi Donnarumma, che da tanto ha costato alla Juventus, non costa neanche tantissimo dato che verrà parametro zero. Gli si darà 10 milioni all'anno, molto semplice. Poi Neto, cartellino da 10 milioni dal Barcellona, ritorno in bianconero. Dopo un'esperienza durata 1 o 2 stagioni, adesso non mi ricordo, nel 2017 se non mi sbaglio. E direi che così possiamo finire il reparto dei portieri. Per quanto riguarda i difensori centrali, siamo messi relativamente bene con De Ligt, Demiral, Chiellini, Bonucci e Dragusin. Io vi direi che si può lasciarvi a Bonucci, che ha un cartellino di 8 milioni, 5 milioni ce li darà qualcuno. Dunque possiamo tenere un bilancio all'attivo di 95 milioni. E poi andare a bussare dal Milan e mettere sul piatto 10 milioni per Mattia Caldara, che ha un cartellino di 8 milioni appena tornato dal prestito dall'Atalanta. Quindi rimarremo con De Ligt, Demiral, Chiellini, Dragusin, con poi Caldara che si intrometterà apposta appunto dal Milan. Terzini sinistri abbiamo Alexandro e Frabotta. Direi che di Alexandro ne possiamo anche fare a meno. Il prezzo del cartellino è 25 milioni, quindi si può tranquillamente vendere a 20 milioni, anche dall'Inghilterra pure per lui. Per quanto riguarda Tottenham, che è interessata al giocatore, anche Arsenal e altre squadre. E possiamo optare per riprenderci Spinazzola. Per riprenderci Spinazzola, comunque con un bilancio all'attivo di 105 milioni, andiamo alla Roma e diamo 30 milioni sul piatto per le prestazioni del giocatore italiano, che tornerebbe dunque alla Juventus, forse qualcosa in più in realtà di 30 milioni, dato che lo cedemmo per 35, 33 più bonus. Però si può optare anche forse per qualcosina in più, però il cartellino vale 25 milioni, quindi 30 ci può stare, anche se dalla stagione che ha fatto probabilmente la Roma ce ne chiederebbe anche di più. Per quanto riguarda i terzini destri, abbiamo su questo reparto Danilo e Juan Cuadrado. Stagione ottima per entrambi. Danilo, se non mi sbaglio, secondo ha solamente Kulusevski per quanto riguarda le presenze sia in campionato comunque con la Juventus in questa stagione. Cuadrado invece, ragazzi, abbiamo visto tutti quanti quello che ha fatto, recordman di assist per lui e assistman della Serie A. Ha segnato quei 2 gol decisivi contro l'Inter, ha avuto pure il coraggio di andare a tirare il rigore contro l'Inter al 90esimo. E per fare quello ci vogliono 2 palloni da calcio, ecco. E quindi direi che il reparto dei terzini destri può rimanere così. Passando ai centrocampisti centrali, abbiamo Arthur, Bentancur, McKennie e Rabiot. Questo centrocampo diciamo che poteva andare bene comunque in 4 per un 4-4-2 di Andrea Pirlo. Per quanto riguarda Allegri, probabilmente si passerà a 4-3-3, quindi con 3 centrocampisti ci servirà anche dei mediani. Quindi io ho optato per tenere tutti quanti e 4 questi giocatori, andare a bussare dal Manchester United, che ho visto che ultimamente è molto interessato a CR7. E dunque potrei poter fare uno scambio Pogba CR7 più 10 milioni, cioè un conguaglio tecnico, dato che CR7 vale 50 milioni mentre Pogba 60. Per quanto riguarda i prezzi, ragazzi,
Ovviamente sono andato a vedere su Transfermarkt. scusate. E quindi direi che si può dare via appunto CR7 per far tornare Pogba in bianconero, dove si è trovato molto bene, sia con, tra l'altro con Allegri, per chi si ricorderà la partita basket a calcio tra loro due. E direi che il feeling c'è, quindi potrebbe tornare in bianconero appunto Pogba. Oltre a lui ho optato anche per far venire Locatelli. Locatelli che dovrebbe farsi pagare cioè, dovremmo pagare il Sassuolo circa 30-40 milioni, credo, sì, 40 milioni circa, dato che al cartellino sono misurati 35 milioni, dunque ci può stare 40 milioni, Sassuolo credo che accetterebbe tranquillamente 40 milioni per le prestazioni del giocatore italiano, e dunque abbiamo un centrocampo adesso di tutto rispetto con Arthur, Pogba, Locatelli, Bentancur, McKennie, Rabiot, con Allegri che probabilmente li farà rendere al massimo rispetto a come li ha fatti rendere Pirlo. Per quanto riguarda gli esterni abbiamo Chiesa, Kulusevski, Bernardeschi e Cuadrado che può appunto fare il ruolo di esterno destro. Quindi per la sinistra abbiamo Chiesa, Bernardeschi e per la destra Kulusevski e tra parentesi Cuadrado, dato che può giocarci, dato che sarebbe il suo ruolo originario. Direi che qui no, ragazzi, non si può toccare niente, dato che Chiesa e Kulusevski sono letteralmente il futuro della Juventus. Chiesa per quanto riguarda l'esterno sinistro, Kulusevski per quanto riguarda l'esterno destro. Secondo me sarebbe una grandissima cazzata, scusate il termine, vendere questi due giocatori. Bernardeschi lo possiamo lasciare dato che è una riserva. E Cuadrado, già l'abbiamo detto prima, monumentale. Per quanto riguarda i trequartisti abbiamo Ramsey, Fagioli e Bernardeschi. Bernardeschi che può giocare il trequartista, ruolo che se non mi sbaglio giocava alla Fiorentina, che comunque ha giocato in questo ruolo sia con Sarri, sia con Pirlo, sia con Allegri in molte situazioni. Ramsey direi che si può provare a tenere per un'altra stagione e vedere come va. Al massimo si vende la prossima oppure direttamente va in scadenza, non so, si ritira, farà quel che gli pare. Fagioli ragazzi, anche lui secondo me sarà il futuro della Juve, sempre se la Juve punterà su di lui. Quindi secondo me può rimanere e può fare anche molto bene per quanto riguarda la maglia bianconera. Bernardeschi, trequartista, cioè può fare il trequartista, dietro ovviamente nella gerarchia rispetto a Fagioli e a Ramsey, secondo me il titolare però sarà Fagioli o al massimo ci si può adattare Paolo Dybala. Per quanto riguarda gli attaccanti siamo con Morata e Ronaldo Dybala e abbiamo detto che Ronaldo dovrà andare via. Scusate il cambio grafica. Ronaldo abbiamo detto che andrà via per Pogba e 10 milioni. Cioè, quindi 10 milioni e Ronaldo per Pogba. Quindi abbiamo un bilancio all'attivo di 25 milioni con un Ronaldo in meno. Rimaniamo con Morata e Dybala. E secondo me così non va bene, dato che per un 4-3-3 servono, secondo me, almeno 3 punte. Dato che, cioè, poi Dybala ovviamente potrà anche fare la seconda punta, magari un cambio modulo con un 4-3-1-2. Un 4-3-2-1, cose così. Quindi serve una punta di fisico molto brava, la Higuain, la Ronaldo, ecco. Quindi ho optato per prendere Dzeko a 10 milioni dalla Roma. Se io offriamo 10 milioni, ragazzi, ce lo portano a spasso. Cioè, vengono in braccio a portarcelo a Torino. Quindi direi che Dzeko può tranquillamente essere la punta della Juventus dell'anno prossimo. Dunque, come formazione avremo dunque in porta Donnarumma, in difesa De Ligt e Demiral che si invertirà con Caldara e Chiellini. De Ligt ovviamente regà, dovrà essere il fisso titolare, dato che secondo me sarà, ed è già adesso, la Juventus De Ligt. E secondo me sarà anche capitan futuro. Terzino sinistro giocherà Spinazzola, terzino destro si invertiranno Danilo e Cuadrado. E dunque qua, la difesa a 4. Centrocampo a 3 in cui giocheranno. Dunque, secondo me, come mediano Locatelli, che si invertirà con Arthur, come centrocampisti Pogba, che si invertirà comunque Pogba e Bentancur, cioè Pogba e Arthur, e che si invertiranno un po' tutti quanti, ovviamente. Magari Arthur va a fare al mediano, oppure Pogba va a destra e quell'altra a sinistra e via così. Poi, per gli esterni, ovviamente, quindi di attacco, si giocherà, secondo me, vabbè, ovviamente con Chiesa a sinistra, Kulusevski a destra. E come punto si invertiranno Morata, Dzeko e Dybala. Dybala che spesso probabilmente andrà a fare il trequartista, oppure il centrocampista, comunque, oppure può anche giocare ala, ovviamente Dybala. È un grandissimo giocatore, oppure in un cambio modulo, magari per qualche partita, 4-3-2-1, 4-3-1-2, con Chiesa
Chiesa che, oppure Kulusevski che si adatta a un trequartista dietro appunto a magari Dybala, cioè insieme magari a Dybala dietro a Morata o a Dzeko. Morata che tra l'altro è stato riscattato da poco per 10 milioni dall'Atletico Madrid solo per un'altra stagione, ovviamente si è allungato il prestito. Dunque, questa qui era il mercato che farei con la Juventus, la squadra che tifo. Spero che il video vi sia piaciuto e che dire, ci vediamo in un prossimo video.